Ciao a tutti, io sono Manuel e oggi in cucina c'è una accoppiata vincente. Cozze e fiori di zucca. L'avete mai provata? No? Cominciamo. Per prima cosa puliamo le cozze, via il bisso, e raschiamo con il dorso di un coltellino le impurità che si vanno a depositare sul guscio. Le metto in una ciotola con acqua. Una volta eseguita questa operazione le risciacquo per bene sotto acqua corrente. Ora ci occupiamo del soffritto. Separo i gambi dalle foglie di prezzemolo. I gambi li teniamo appunto per il soffritto, mentre le foglioline le tritiamo per dopo. Ci spostiamo ai fornelli. Un bel giro d'olio in casseruola. Facciamo insaporire con uno spicchio d'aglio schiacciato e i gambi di prezzemolo. Un paio di minuti sono passati, dentro le cozze. Questo è il rumore giusto. Sfumo con vino bianco. Lascio evaporare la parte alcolica. Teniamo il profumo del vino all'interno della casseruola. Dopodiché un po' di coperchio e le facciamo aprire. Tempo 2-3 minuti si apriranno. Ogni tanto diamo una bella shakerata. Via dal fuoco e le scolo. Elimino le parti che ormai hanno dato tutto quello che potevano, cioè prezzemolo e aglio. Ecco l'aglio qua, nascosto, beccato. Le cozze le tengo da parte e adesso vado a filtrare in padella il loro liquido di cottura. Vi basterà un classico colino a maglie fini e del pannocarta, così eventuali impurità verranno trattenute. Qua abbiamo un brodo di cozze, ragazzi, che le nostre linguine poi... Tengo anche questo da parte e mi occupo dei fiori. Fiori bellissimi, gli unici che regalo ai compleanni, perché poi li possiamo anche mangiare. Io li pulisco così. Sono un paio di modi. Questo, cioè di andare tutto intorno al pistillo interno, farlo cadere soffiando, perché i fiori sono super delicati. E poi c'è l'altro metodo. Togliamo parte esterna, con un coltellino molto delicatamente andiamo a eliminare il picciolo. Elimino il pistillo. Una volta pulito lo apro e lo taglio a strisce non troppo fini. L'acqua bolle, butto le linguine. Le facciamo cuocere soltanto 4 minuti in acqua bollente e poi finiamo la loro cottura direttamente in padella. In questo modo saranno super cremose. Ora, come vi dicevo, le finiamo di cuocere. In questo modo tutti gli amidi verranno concentrati all'interno della nostra padella. Il fondo di cottura delle linguine si sta addensando per bene. Assaggiamo. Bello al dente. Dentro le cozze. Alcune sgusciate, alcune no. Fiori di zucca. Allora, una bella saltata prima di tutto. Una grattata di pepe. Un giro d'olio. E mantechiamo. Prezzemolo. Possiamo impiattare. Che profumo inebriante! Ma che piatto vi ho preparato? E questa me la mangio tutta io. Anzi, di solito questa dose la tengo per capire se è cotta. Non è vero. Un'accoppiata vincente.